Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole può diventare spettacolo. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di altissimo livello. Partita già in corso di svolgimento. Napoli e Barcellona. Simeone si fa vedere. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Se avesse guardato a destra avrebbe visto e servito il compagno smarcato, anziché scegliere la soluzione individuale. Simeone la mette sulla sinistra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Possibilità di pronto al tiro. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Ottima giocata difensiva. Magari non elegante, ma non importa. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Ci prova di testa. Completamente fuori misura. Joao Cancelo. Koundé. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Robert Lewandowski. In una partita come quella di oggi sarà determinante la prestazione dell'attaccante per il risultato della squadra. C'è il colpo di testa! E c'è il gol del Napoli! Prima rete per il Napoli! Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Gol per il Napoli. Ha segnato al 18° minuto, numero 18. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Riceve bene Kvaratskhelia. Riceve bene Kvaratskhelia. Kvaratskhelia! Finalizzazione decisamente infelice. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Joao Cancelo. Pedri. Palla a Gundogan. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Palla in avanti verso il compagno. Simeone prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bella parata di Ter Stegen. E il portiere fa il suo dovere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene.
e sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali e va a colpire di testa, fuori di poco, sfortunati qui. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Ha preferito andare sul sicuro. Palla oltre la linea, gioco fermo. Pedri. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Anissà. Di Lorenzo. Passaggio splendido, una chance per tirare. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Ha tirato da buona posizione, poteva fare sicuramente meglio. Delusione comprensibile. Christensen. Solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Tocco morbido. Simeone. Zielinski la gioca a sinistra. Passaggio profondo per Simeone. Ecco il tiro! Trovano la rete! Vantaggio di 2 gol, la partita si mette in discesa. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. E con questo gol raddoppia il suo bottino di oggi. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che 2 gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Il Barcellona al calcio di punizione. Frankie de Jong prova a darla profonda nello spazio. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Palla a Gundogan. Kvaratskhelia. Passaggio profondo per Simeone. Gundogan. C'è l'opportunità per il contropiede. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Zielinski. L'arbitro dice basta, manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di 2 reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Vediamo se c'è qualche sostituzione.
No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Guarda, Schelia commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Christensen, il Barcellona al calcio di punizione. Joao Cancelo, ora Gundogan, ecco Lewandowski. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Frankie de Jong prova a metterci il piede. Mazzocchi. Lewandowski riceve in ottima posizione, guadagna metri, ecco il tiro, palla in fondo alla rete. Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete, ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Ha segnato al 52esimo minuto numero 27. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Christensen. Ecco Lewandowski. Anguissa. Zielinski. Simeone. Ecco Lewandowski. Prova a verticalizzare. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling. Può colpire. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Si era infilato benissimo tra le maglie difensive, peccato. Botka, difensore incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Passaggio profondo per Simeone. Sulla palla, interrompe l'azione. Gundogan la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Prova a giocarla in profondità. Può liberare il tiro. Colpi. Bella parata di Ter Stegen. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora. Ancora 0 per gli avversari. Ed ecco il colpo di testa. Salva la sua porta. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Il Barcellona al calcio di punizione. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Il Napoli ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Iñigo Martinez. Gundogan, grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. A sinistra con il passaggio.
trova il compagno in ottima posizione, si trovano a loro agio nelle sfide, deve tirare e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Belli gli applausi di incoraggiamento dell'allenatore, ma poteva fare di più da quella posizione. Attenzione, la sostituzione. E l'allenatore decide di ricorrere alla panchina, cambio per loro. Ma è evidente, serve qualcosa in più in fase di rifinitura, Fabio, e lui ha tecnica, intuito e creatività. Occhio al tiro! Il pallone è dentro! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto! Un bel tiro! Ha avuto sì un pizzico di fortuna con il rimbalzo sul palo, ma se lo meritava. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Può cercare il taglio in mezzo. Supera il diretto avversario. Ancora in mezzo. Va di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Bundé. Passaggio in avanti. Posizione irregolare però. Barcellona ha optato subito per un altro cambio. Non c'è da sorprendersi di questo cambio, ha dato il massimo. Attenzione, ed è giusto che lasci spazio a un giocatore fresco. Simeone, passaggio sulla destra, buon pallone recuperato, un contributo entusiasta anche alla fase difensiva. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Anguissa. Riceve, largo. Mazzocchi. Simeone sul pallone. Anguissa. Accarezza il pallone, ci prova. Buona lettura, ha giocato d'anticipo e ha sporcato il tiro. Grande consapevolezza difensiva. Palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Un numero in questa statistica sugli avversari ancora zero. Kvaratskhelia la mette in mezzo. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ci saranno 5 minuti di recupero. Ecco Lewandowski. Gioca una palla lunga. Si giocherà ancora per 5 minuti, un'eternità. Simeone, Zielinski. Ha spazio per provare il tiro. Provano a partire in velocità. Ecco Lewandowski. Zielinski. Anguissa. Di Lorenzo.
finisce così, non c'è più tempo. Ce l'hanno fatta, una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. Simeone ci ha regalato una prestazione di altissimo livello, coronata dal premio di migliore in campo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. È finito il tempo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie a te, Fabio. Signore e signori, stiamo per annunciare i numeri vincenti di oggi. Se avete un biglietto...